giallo sul campionato di prima categoria Girone C. Giallo perché la partita di cartello che vedeva contrapposte le prime due della classifica, Città di Guardavalle e Real Pargheria, non si è disputata a quello che è dato di sapere per una presunta aggressione dei giocatori del Pargheria prima dell'inizio della gara, che probabilmente ha indotto la squadra pipponese a non scendere in campo, e tutto dovrà dipendere da quello che potrà scrivere il direttore di gara, ma anche quelle che saranno probabilmente le testimonianze di chi era al campo e di chi ha potuto conoscere e far appurare la verità a quelli che non c'erano ovviamente come noi e vedere quello che effettivamente è successo. Fatto sta che resta questo giallo, bisognerà vedere se la partita verrà decisa a tavolino oppure se il giudice sportivo riterrà opportuno doverla far rigiocare. Staremo a vedere. Fatto sta che sicuramente questo probabilmente provocherà delle discussioni, delle polemiche nel campionato. Per tornare al calcio giocato, dobbiamo segnalare che con questa partita sospesa il Real Pizzo, che vince con un rigore asseverato, balza in testa alla classifica. La vittoria 1-0 appunto contro la Città di Soverato della squadra di Pizzo, che si porta così a 47 punti, distanziando di 2 punti il Guardavalle e di 4 il Real Pargheria. Da segnalare che in questo campionato, come sapete, c'è sempre un turno di riposo per ogni squadra. D'altra parte il Real Pizzo avrebbe 20 partite giocate, mentre Guardavalle ne ha 19, addirittura il Pargheria ne ha 18. Ne approfitta anche la Promo Sport di Lamezia, che battendo nell'anticipo di sabato la Rombiolese per 3-0 si porta in quarta posizione, scavalcando proprio il Piscopio, che è la quinta forza del campionato, ma quinta forza che sta piano piano perdendo lustro nel corso di questa seconda parte di campionato, essendo sconfitta anche dal Comprensorio Corace. A proposito del Comprensorio Corace, dobbiamo segnalare la rivolta delle squadre di coda, perché tutte e tre le squadre che sono agli ultimi posti della classifica, appunto il Comprensorio Corace contro il Piscopio, ma anche la Praser contro il Real Montepaone e il Real Mileto, addirittura che va a vincere 3-2 a Rosarno, si muovono in classifica, muovono la loro classifica e rendono difficile la posizione anche delle squadre che fino a domenica scorsa, due domeniche fa, potevano sentirsi addirittura tranquille. Parliamo delle squadre che vanno dai 24 punti della Città di Soverato ai 22 della Rombiolese. Buon pareggio del Borgi in una partita difficile contro una squadra che è una delle più forti del campionato, in Pino Donato Taverna, 2-2, che poi addirittura riesce a raggiungere il risultato del pareggio proprio sul finale di gara con un calcio di rigore. E allora, in attesa di quelle che saranno le decisioni del giudice sportivo, per adesso segnaliamo che il Real Pizzo, anzi per la precisione, è balzato in testa al campionato di prima categoria Girone C. We'll be right back.